Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con un nuovo video nel quale vi racconto cosa porto ogni giorno in facoltà. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Prima di tutto, direi che la cosa più importante da sapere è che zaino uso. Il mio zaino è questo qui. L'ho preso nuovo, è abbastanza recente ed è il Borealis Classic della North Face. È uno zaino che ho preso durante il Black Friday perché volevo cambiare il mio vecchio zaino, che l'ho tenuto per tipo una decina d'anni, che era l'Eastpak classico, quello una tasca sola, perché comunque aveva fatto il suo tempo e si stava un po' distruggendo oggettivamente. Quindi ho deciso di prendere questo zaino sia perché mi serviva uno zaino per la vita di tutti i giorni, quindi per la facoltà, comunque per andare in università, così, ma anche perché quando devo fare dei viaggi, comunque mi serviva uno zaino abbastanza capiente nel quale poter inserire tutta l'attrezzatura che mi serve per fare i video, più gli effetti personali. Allora, questo qua è lo zaino, e adesso passiamo a cosa ci metto dentro. Vi farò vedere oggetto per oggetto cosa va all'interno delle varie tasche. Allora, come potete vedere, questo zaino qua è molto comodo perché ha moltissime tasche. Ne ha una qua sopra piccolina che è molto accessibile, poi ne ha una qua davanti che è divisa in vari scompartimenti e poi ce n'è un'altra qua dietro che è molto capiente. Inoltre contiene la sacca per il computer. Infatti, qua dentro ci va il mio computer, che è quello che uso in facoltà adesso, perché se il primo periodo ho usato sempre i quaderni per prendere appunti, in questo secondo periodo ho voluto provare ad usare il computer ed effettivamente mi sto trovando molto meglio, anche per un ordine mio. Boh, non so perché, però mi trovo meglio, riesco a stare più concentrato. E il mio computer è questo qui, che è il Surface 4 Pro. È praticamente un 2 in 1, quindi volendo la tastiera si stacca e diventa un tablet, diciamo. E poi dopo invece se lo attacchiamo alla tastiera magnetica, non Bluetooth, è proprio connessa magneticamente, e è abbastanza buono, sottile, non pesa troppo, quindi è facile da trasportare e soprattutto ha un'ottima durata di batteria. Non è eccezionale, nel senso che adesso mi fa 8 ore, però io facendo 6 ore di facoltà sono abbastanza tranquillo. Ovvio è che se sono in quei giorni nel quale magari ci aggiungono delle ore in più e quindi dobbiamo stare lì più di 6 ore, per sicurezza mi porto dietro il caricatore, che magari nell'ora di pausa pranzo lo attacco e lo ricarico un po', però in genere si fa tranquillamente la giornata con questo computer. Ah, ed inoltre, mi stavo per dimenticare di dirvi, che mi porto dietro anche la sua penna, non perché la uso per scrivere, perché sì, volendo si può usare come blocco note per scrivere, ma più che altro perché se devo fare dei disegni, devo prendere giù degli schizzi che vengono proiettati, apro il block note qua sul computer, faccio lo schizzo e poi me lo salvo dentro a Word. Così per avercela dietro per sicurezza. Comunque, il computer va a occupare la tasca qua dietro. Ok, e questa tasca solitamente rimane così. Non ci aggiungo nient'altro, anche perché c'è il computer e non voglio metterci liquidi o robe strane. E questa tasca qua la possiamo chiudere. Ok, tasca secondaria, che è quella che di solito riempio di più. Perché? Perché ci tendo a mettere tutto quello che mi può servire. E che sia abbastanza portata di mano, ma che sia comunque non di vita di tutti i giorni. Cioè, quando arrivo in facoltà prendo fuori il computer e basta lì. Se invece devo fare altra roba, questa roba è contenuta qua dentro. Prima di tutto, tasche. Allora, ne abbiamo una qua dietro, che è abbastanza capiente. Poi ne abbiamo un'altra tasca qua davanti con lo zip, un po' stretta, che contiene però anche questo gancino al quale, per esempio, possiamo agganciare le chiavi, volendo. Ma che io di solito non uso, quindi possiamo chiudere. Dopodiché abbiamo tutte queste taschine qua davanti, nel quale ci sono questi contenitori qua, nei quali inserisco in questa qua grande il mio power bank per non rimanere mai senza carica. È il power bank della OK da 20.000 mAh. Sì, esatto, è quello della 20.000 mAh. È un po' un mattone, cioè ve lo dico, è grosso e pesa abbastanza. Probabilmente questo è il secondo oggetto più pesante di tutto lo zaino dopo il computer, fate conto. Però è veramente molto capiente, si ricarica con porta micro USB, ti dà due porte output, USB molto a carica veloce, anche perché ha un chip all'interno che si configura con il dispositivo da ricaricare e lo carica alla massima potenza possibile, senza andarlo a surriscaldare. E poi dopo, per ricaricarlo, volendo, c'è anche una porta USB-C. Io purtroppo non ho cavi USB-C e quindi lo ricarico con la micro USB, che è quella che poi uso per ricaricare tutti gli altri dispositivi. E dura veramente un sacco. Fate conto che io ci ho già caricato il telefono 3 volte e ancora è carico.
In media non è che lo uso tutti i giorni, però comunque fa sempre comodo avere un power bank dietro e questo qua per me è ottimo. E come vi dicevo, lo inserisco in questa tasca qua, che sembra fatta quasi apposta perché comunque ci sta senza problemi ed è abbastanza... cioè, lo contiene perfettamente senza farlo sbollottorare in giro. Insieme al power bank mi porto sempre dietro due cavi USB. Nel mio caso, avendo tutti i dispositivi che si ricaricano col cavo micro USB, ho due cavetti micro USB. E non sono lunghissimi, però appunto li uso perché se devo collegare il telefono per ricaricarlo, inserisco il cavo dentro il power bank e il telefono lo metto nella tasca questa qua dietro con lo strap, così che appunto lo tengo lì per ricaricarlo senza avercelo in mezzo. Sfortunatamente il Surface non si può ricaricare con una porta micro USB, micro USB-C o quel che è, ma c'ha soltanto il suo caricatore proprietario e quindi purtroppo non posso usarlo. Un vero peccato perché sarebbe stato una figata assurda poterlo ricaricare col powerbank, però vabbè. In queste altre tasche di solito non ci metto nulla, perché comunque non... cioè, mi piace avere anche delle tasche vuote se devo aggiungere altra roba. Poi, qua, compartimento penne. Qua dentro mi porto... prima di tutto la penna del Surface, come vi dicevo prima, perché appunto se devo fare degli schizzi è comoda. E l'aggancio così che sta ferma. Poi mi porto due penne blu a gel, che sono quelle che uso per gli esami o per scrivere delle annotazioni. Se tipo dobbiamo fare, non so, dobbiamo firmare delle cose o scrivere dei documenti, mi piace avere sempre due penne blu, in maniera che se una si scarica l'altra ce l'ho di riserva. E anche queste sono sempre fissate qua dentro. In più, per sicurezza, mi porto dietro una matita e una penna rossa. In questo modo, se devo evidenziare delle cose su un foglio oppure devo prestarla a qualcuno perché gli serve, ce l'ho sempre dietro. E anche questo è ovviamente sempre agganciato tutto insieme, così che non vola in giro per lo zaino. In più, in questa tasca, ci sta un sacco di roba, prendo sempre dietro un quaderno. È un quaderno banalissimo a quadretti, cioè proprio a caso. Perché se devo prendere, se si scarica il computer o devo segnarmi qualcosa e il computer non è a disposizione, col quaderno posso prenderlo giù in fretta. E per finire, adesso veramente ho finito, quando mi porto da casa a pranzo che non lo compro in giro, mi porto dietro questo contenitore, che è un classico Tupperware, e che si può scaldare anche in microonde e che praticamente mi permette di portarmi dietro il cibo da casa senza sporcarmi eccessivamente. Certo è che non essendo impermeabile all'olio mi è successo una volta in facoltà che l'olio uscisse, che si era bagnato il sacchettino dove lo contengo solitamente, però per solitamente la sua funzione la fa bene, quindi va bene. Ok, e questa tasca la possiamo chiudere anche lei. Dopodiché passiamo alla tasca, questa qua sopra, superiore, che è quella più accessibile in assoluto. In questa tasca di solito ci metto sempre un pacchetto di fazzoletti, perché come ci insegnano tutte le nonne bolognesi, i fazzoletti ci servono sempre in tasca, sempre. In più mi porto una chiavetta USB da 8 GB, non la uso solitamente, però se devo trasportare delle informazioni dal computer oppure mi serve di emergenza fare un backup, che di solito il backup lo faccio quando arrivo a casa su un altro hard disk, e ce l'ho dietro e fa sempre comodo avercela. E in più mi porto dietro i miei occhiali da sole. Ok, e anche loro vanno qua dentro allo zaino, sempre nella taschina superiore perché li voglio belli accessibili. Ok, lo zaino inizia a prendere un bello spessore, quindi non ci aggiungo nient'altro solitamente. E l'unica cosa che aggiungo in queste due sacchettine laterali, che sono sempre a portata di mano in modo molto veloce, sono ombrello, perché comunque preferisco avercelo sempre dietro in caso di emergenza e fa comodo, perché magari entri in facoltà che non piove ed esci che c'è il diluvio universale e lo tendo a bloccare con questa fascettina qua che si incastra qua dentro e lo chiude. E altra cosa che mi porto sempre dietro, la borraccia che riempio ovviamente la mattina con l'acqua fresca e la tengo qua dentro. È comoda in questo modo perché qua io ho le zip del computer, della tasca computer. E in questo modo, se io chiudo la borraccia qua e l'aggancio col moschettone in maniera che sono più sicuro, cioè nel senso che la faccio passare qua nell'anella della borraccia e la chiudo, e ovviamente è molto più difficile
far passare, cioè aprirmi lo zaino, e quindi mi sento anche io un pochino più sicuro. Ovvio che in autobus bisogna sempre starci attento, però comunque l'apertura viene nascosta dalla borraccia ed è abbastanza difficile da accederci. Ok, direi che questo video si può concludere qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile e che vi abbia dato qualche consiglio su cosa portarvi nella vita di tutti i giorni in facoltà o in università, come la volete chiamare. Se avete domande, consigli o cose da chiedermi, fatelo qua sotto nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like che mi renderebbe veramente tanto felice. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!